cosa è certa, la malafede viene in risalto nel momento in cui uno ti segnala qualcosa e tu non lo vai a verificare. Non so se è questo quello che può giustificare una malafede, però in realtà quando qualcuno ti dice delle cose con legge alla mano e l'unica cosa che si dice è l'amministrazione è contraria, senza spiegare i motivi delle contrarietà, allora a quel punto, se mi permettete, non è più un consiglio comunale, ma è un voler fare qualcosa che non ha più senso. Perché convocare un consiglio comunale 7, 8 e 9, dove il 7 nessuno di voi si deve dimenticare, l'opposizione presente in aula e la maggioranza non c'era nessuno, e si approva un bilancio con 15 voti, cioè non c'è più una maggioranza. Di conseguenza questi si devono rendere conto che così avanti non si può andare, ma non perché a noi interessa fare qualcosa di diverso. Ma a noi interessa quello che succederà nella città, perché le persone purtroppo non sanno che questo modo di gestire gli procurerà ulteriori danni da un punto di vista economico. Quindi il comune di Avellino lascerà dei debiti in eredità, questa cosa ancora non è stata chiarita. Scusi, se io ho un ente strutturalmente deficitario, significa che i residui attivi non sono quelli che erano stati portati, quindi le entrate. Se le entrate sono inferiori a quelle previste, vuol dire che io devo coprirli o con tasse o con altre fonti. La stessa cosa per quanto riguarda i pignoramenti. I pignoramenti sono dei debiti che il comune ha. Per cui se io ho e supero quella soglia stabilita dalla legge dei pignoramenti e devo dichiarare l'ente strutturalmente deficitario, vuol dire che chi viene dopo si troverà dei debiti. E allora chi viene dopo, secondo me, dovrebbe fare una due diligence fatta bene e in 60 giorni capire lo stato economico del comune e se è il caso non avere paura di chiedere il dissesto o il predissesto, perché per i cittadini non cambia niente. I servizi e le tasse già sono ai massimi livelli, l'unico problema che cambia è che non ci saranno i premi per i dirigenti, che si possono licenziare i dirigenti, ma parlo non solo dei dirigenti, parlo in generale, i debitori, cioè i creditori non possono chiedere interesse a rivalutazione sulle somme, tutta una serie di attività rispetto alle quali il comune avrebbe un buon beneficio dal punto di vista finanziario. È chiaro che questo, se si va verso il dissesto, comporterà il fatto che alcuni di loro non sono più candidabili. Se si va verso il predissesto, no. Però io, anche se la Corte dei Conti mi deve controllare sui lavori che faccio, anche per 6 mesi o un anno dichiarando il predissesto, io ne sarei felice e non dispiaciuto, perché ci controlla un organo terzo e ci dà la garanzia della legittimità degli atti.